stiamo morendo. E cioè, ma nessuno ne va, nessuno è calato un silenzio su Quadriano, Giuliano e Villari, perché è destinato i gruppi di pressione, il loggi massoni, la Gavoni, gli imprenditori, tutto quanto insieme. I politici hanno deciso di fare qui le cave, questa è la verità. È l'unica zona della campagna dove la gente ha perso l'orgoglio. Ha perso l'orgoglio la gente, non è più padrone di terra, che gli ha verdato. E allora hanno scaricato. Ce l'hanno pigliato, capite? Ce l'hanno tolto dalle vene, dal sangue. Chi di poco contadino rimane chiuso tra di loro. Si hanno a difendere un po' di terzo, tu capisci o no? Cascammo proprio come gli indiani e i sceriffi. Che gli ha verdato. E questa zona l'hanno tenuta così per anni, perché doveva servire solo a fare le case e a fare le discariche. Solo quello. Solo quello. Non venne un treno, non venne una metropolitana, non venne una scuola, non venne un cinema. Io nello stomaco quando vedo una discarica abusiva. Non viene un teatro, non viene una palestra. È un pugno nello stomaco quando viene un contadino che ti chiede una mano. Non viene un parco pubblico. È un pugno nello stomaco quando viene la gente che dice fai qualcosa. Non viene un... Ma che cosa? Bestia, situazione. Signore, cortesemente... No, fermo lei! Sia fermo lei! Scusi, c'è il permesso, per quanto sia inquinata l'aria, c'è il permesso di respirare. Non potete far vedere questo. Come perché? È un solo piotto qua. Come di chi? Dove sto? Della strada. Sì, comunque qua non si può fare niente. In Roma. Mi sentivi già di professione? Ma questo sì, potete passare.